Io ho grande rispetto per quello che si muove dentro questa nuova forza politica MDP, però ritengo sbagliato e pericoloso per il Paese che la loro voglia di visibilità, del tutto comprensibile, e anche forse il tentativo di superare i conflitti che ci sono dentro questa forza, i rapporti con Pisapia, che un giorno sono buoni, un giorno sono corti, che tutto questo venga fatto pagare agli italiani. Perché se MDP non votasse il DEF, ora non voglio entrare in tecnicismi, e quindi non permettesse... il quadro generale dell'economia nel prossimo che poi condurrebbe alla legge di bilancio, guardi, concretamente... ci sarebbe il rischio che l'IVA aumentasse per gli italiani, innanzitutto un punto. E poi vogliamo, per esempio, bloccare il reddito di inclusione, una misura molto importante, attesa da quasi 2 milioni di italiani, finanziata per quasi 2 miliardi di euro, le famiglie più deboli. Tutte queste cose, MDP. La forza, poi mandate, prego. Noi voteremo lo scostamento e quindi non c'è alcun rischio che aumenti l'IVA per gli italiani. Infatti lo votiamo esattamente per questo. Però chiediamo alcune priorità. Cioè voi voterete una parte, diciamo. Voteremo una parte che impedisca che succeda quello che diceva Romano. Il documento che sostanzialmente indica un impianto di politica economica che si muove in assoluta continuità con il passato, quello non lo voteremo. Guardi, ma secondo lei un paese normale e civile è quello nel quale 11 milioni di italiani non riescono più a curarsi? Per questo abbiamo chiesto almeno io ricordo che MDP nacque dicendo noi nasciamo per garantire il sostegno a Gentiloni. È di oggi la notizia che forse escono dalla maggioranza. Queste sono tecniche da vecchissima politica. Ricattare la maggioranza per lucrare un po' di visibilità. Spiegatelo agli italiani che volete far aumentare l'IVA, che volete abolire il reddito di inclusione e le tante altre misure che vanno finalmente a sostenere uno sviluppo economico che finalmente si sta vedendo per gli italiani. Pausa tra i due, Mallegni.